Vince Boselli è un pittore affascinante, nato a Piacenza nel 1650 e morto a Parma nel 1732. È stato essenzialmente pittore di nature morte, a cavallo tra l'Emilia e la Lombardia. È un autore che è sempre stato di fatto sfiorato dalla critica più importante, trascurato. Quindi, nell'approssimarsi dell'autunno, che è la stagione per eccellenza delle nature morte splendide di Cacciagione di Felice Boselli, è forse bello poterne tracciare uno spunto di riflessione utilizzando il bel volume che gli ha dedicato Ferdinando Arisi, Felice Boselli, Cassa di Risparmio di Piacenza editrice. Ci racconta Arisi che Boselli nel 1695 ha alloggiato almeno per qualche mese all'anno nella rocca di Fontanellato e dai suoi dipinti emerge più simpatia per gli staffieri, i cocchieri e i vetturini che per i loro padroni. Boselli, che sapeva per vicende familiari cos'è la miseria, sta con i beoni, con la bruzzaglia che vuota i bottacci. Nelle sue nature morte, la verdura la tollerò come contorno non indispensabile alla frittura. Non era certo vegetariano o vegano Boselli, né di impostazione sua né per ciò che rappresentava nei suoi dipinti. Boselli è pittore di dispense, di cucine, non di tavole imbandite. Se c'è una tovaglia sui suoi tavoli è senza pizzi. Un candido lino, magari con qualche buco o liso, messo lì per pulizia, non per bellezza. È pittore di caccia e di pesca, due attività feriali che a Fontanellato sono di ordinaria amministrazione. C'è da immaginare la frore a Fontanellato, la nuvola pizzicante, quasi asfissiante dei vapori di mosto nel chiuso del cortile alla fine di ottobre. E il grande affare dei cantinieri per il governo dei tini, per i travasi, e anche a dicembre per le provviste degli insaccati di maiale. Sono i mesi del Boselli. C'è poi la caccia, una passione, una moda e alla fine anche un pretesto per uscire dall'abitato, specialmente quando fa caldo. Con una galoppata o una scarrozzata di una ventina di chilometri, da Fontanellato si possono raggiungere, al di là dei boschi della pianura, le colline del Parmense, le riserve di Amici, per tornare sull'imbrunire con i carnieri traboccanti di Selvaggina. Se nell'autoritratto degli Uffizi Boselli si presentò accanto a un bel leprotto appeso a un albero e in quello della Galleria Nazionale di Parma, con davanti agli occhi un mazzetto di pennuti morti appesi a un chiodo, è lecito pensare che anche lui, venuto il benessere, sia stato cacciatore e abbia quindi trasposto ciò che raffigurava nei suoi dipinti anche nella sua esperienza diretta personale. Un autore da riscoprire, poco considerato ingiustamente.